È un progetto che è partito dall'autorità portuale, il presidente con Abitacolo allora, che facemmo finanziare dal governo Prodi, allora credo ministro dei lavori pubblici Di Pietro. Abbiamo proceduto poi nello sviluppo di tutto l'iter amministrativo, siamo arrivati a conclusione dopo procedure di gara anche complesse. Parliamo innanzitutto complessivamente di quasi 150 milioni di euro di investimenti. Apriamo uno dei più grandi cantieri che si aprono in questo momento in Italia. Quindi è un'opera in secondo luogo indispensabile per il rilancio della portualità salernitana. E infine è un'opera che ci interessa moltissimo perché ha una ricaduta forte sulla organizzazione della mobilità urbana.